credo che un premio, soprattutto di narrativa, ma anche di cinema, teatro, televisione, debba essere credibile nelle proprie scelte. Non si possono dare i premi perché magari il film è stato visto da più spettatori, oppure perché c'è un attore che piace più dell'altro. Ci sono degli elementi che debbono essere sempre tenuti da conto. E poi è una grande lungimiranza, perché poi hanno vinto, molti hanno vinto il Nobel. Molti hanno vinto il Nobel e molti sono stati scoperti proprio vincendo il Flaiano. Quindi credo che veramente il substrato delle giurie sia una cosa imprescindibile per i premi Flaiano, e continuiamo fortunatamente ad avere il contributo di grandi personaggi della cultura. Ecco, tra questi mi veniva a pensare a Donatella di Pietrantonio, che dalla letteratura è passata al cinema. Chissà se è stata sua l'idea di premiare uno che dal cinema è passato alla letteratura, vale a dire Carlo Verdone, che sarà il mattatore, suppongo, della serata della letteratura, perché Carlo Verdone viene premiato per un libro. Per un libro che... La carezza della memoria, sì, Bompiani. Di Bompiani, edito da Bompiani, è un libro che è delizioso. Io l'ho trovato delizioso perché è un libro che è già una sceneggiatura, però fa ridere, sorridere, piangere, parla di ricordi, di memoria, di nostalgia per questo padre straordinario che è stato Mario Verdone, che tra l'altro ha contribuito anche per i primi Flaiano, è stato un collaboratore dei premi e ha partecipato a molte tavole rotonde su Ennio Flaiano. È direttore di Cinecittà. È direttore di Cinecittà, accademico, quindi diciamo, una persona validissima, e il figlio non è stato da meno, perché questo libro è scritto durante la pandemia da questa terrazza romana, che poi è la terrazza della casa di Carlo Verdone, e ci fa attraversare le varie fasi della solitudine, del lockdown, e ce lo alleggerisce, ce lo rende un po' più, diciamo, leggero anche nei ricordi.